Ciao amici! Una delle richieste che ricevo più spesso dalle amiche over 50 e in menopausa è: come dimagrire? Brava! Hai indovinato e sapete cosa rispondo? Che prima di pensare a come dimagrire, serve pensare a come non ingrassare. Già, perché in menopausa, ma anche prima, a partire dai 40 anni, il metabolismo cambia e i chili di troppo diventano sempre più difficili da smaltire. Massimo, così mi deprimo! È solo la realtà, se la conosci, sai come affrontarla. Il calo nella produzione dei diversi ormoni, come gli estrogeni, causa non solo dei cambiamenti nel metabolismo, ma anche cambiamenti di umore, stati d'animo e come ci rapportiamo al cibo. Poi, dopo i 50, il corpo ha meno bisogno di energia, per questo è più facile che le calorie in più si trasformino in grasso, invece che in energia o in massa magra. Anche i muscoli perdono tono e aumenta il grasso nei punti sensibili: pancia, fianchi, cosce, gambe, glutei, schiena. I cambiamenti ormonali aumentano la probabilità di soffrire di gonfiore dovuto a ritenzione idrica, che fa sentire e vedere più gonfi, più pesanti. E il gonfiore dato dai liquidi si perde in modo diverso dal grasso. Per questo molte donne si trovano disorientate e non capiscono perché ingrassano, anche se non fanno nulla di male. Allora, vediamo 8 consigli inaspettati per non ingrassare over 50 e in menopausa. E se vi piace l'idea, mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. 1. Meno calorie. Per non ingrassare non bisogna mangiare di meno, ma adattare il cibo alle nuove esigenze del metabolismo. Bene verdure come spinaci, broccoli, zucca, cavolfiori, melanzana. Ridurre invece il consumo di carboidrati, soprattutto raffinati, e la sera. 2. Frutta ogni giorno, ma non qualunque. Meglio sceglierne a basso contenuto di zuccheri, come pere, mele, arance, fragole, melagrana, ricche di bioflavonoidi antiossidanti. 3. Cereali integrali. A partire dalla colazione, sostituire i prodotti a base di cereali raffinati, farina bianca, pane bianco, eccetera, con prodotti integrali e variare usando avena, farro, orzo, miglio, quinoa, amaranto. 4. Grassi sani. Non farsi mai mancare cibi ricchi di grassi sani, omega 3, come frutta secca, avocado, salmone, tonno. 5. Proteine magre. Scegliere proteine magre, magari vegane, aiuta a dimagrire e riduce il colesterolo alto. 6. Bere acqua. Ogni giorno bere almeno 1,5 litri di acqua naturale a piccoli sorsi durante la giornata, lontano dai pasti. L'idratazione è indispensabile per poter dimagrire, perché senza acqua le cellule non funzionano bene. 7. Vino rosso. Questo mi piace. Un bicchiere, è meglio se bio. Ho parlato dei benefici del vino rosso in diversi video, li trovate sul canale, e per seguire tutte le nuove uscite e i miei oltre 800 video basta iscriversi al canale. È facile, con un click, così, e attivate tutte le notifiche cliccando sulla campanella. Dicevo, un bicchiere di vino rosso al giorno aiuta a fornire gli antiossidanti di cui il corpo ha bisogno per combattere i radicali liberi e le tossine che bloccano il dimagrimento. 8. Uscite con le amiche. Fare almeno 45 minuti di attività leggera, ad esempio camminare o un allenamento light, e ancora meglio se fatto in compagnia di un'amica, aiuta a sostenere l'umore, fondamentale per il dimagrimento. Lo dicono le più recenti ricerche sulle neuroscienze. Va bene anche con squaletto? Squaletto va sempre bene. Vivi bene e dimagrisci naturalmente. Vai in descrizione per trovare le playlist di tutti i miei video, i link ai miei libri ed ebook, i motivi per cui divulgo la mia esperienza. Seguimi sul canale, sui social, clicca mi piace, condividi e iscriviti alla newsletter del mio sito. Noi ci vediamo al prossimo video. Nel frattempo, ogni giorno, sempre più trendy e sani, con Simona Vignali, naturalmente. Ciao!